Buonasera amici di Assi Sportivo, qui dal Palladineo in compagnia di Rosario Saracino. All'Olimpica, dopo lo stop della capolista Manfredonia, riprende la sua corsa. La riprende bene, visto che esce vincitrice tra le mura amiche contro il Newbie K Barletta, la penultima in classifica. Sì, noi Manfredonia abbiamo già dimenticata domenica scorsa perché siamo andati a vincere ad Altamura. Oggi è una partita importante per una serie di motivi. Primo perché era la fine dell'anno e indubbiamente il 2012 è stato un anno d'oro per il basket in generale a Cerniola e per noi in particolare. Insomma, abbiamo messo insieme una serie abbastanza significativa di vittorie, una sola sconfitta quest'anno. Quindi chiudiamo l'anno in bellezza, soprattutto guardando le nostre giovanili che si comportano bene in tutti i campionati. Quindi questo ci dà la forza, la fiducia per andare avanti ed affrontare un 2013 con la stessa passione, lo stesso sacrificio mio e di tutti quelli che collaborano con me, a cominciare dai tecnici, dai responsabili, dai dirigenti, da chi segue le squadre giovanili. Insomma, veramente un bel impegno che ci sta premiando da tutti i punti di vista. Ecco, è inutile dirlo, non abbiamo notato la presenza di Martin Wolf, a parte qualche screzzo che ha lasciato un po' di amarezza in bocca. La situazione com'è attualmente? Wolf è fuori squadra e abbiamo chiarito, insomma, ci sono state delle incomprensioni e alla fine, anche se amichevolmente, diciamo così, abbiamo deciso per il bene comune di separare le nostre strade. Noi lo ringraziamo per quello che ha fatto, ripeto, se è andato senza grossi problemi, anche perché lui ambisce a platee diverse. Insomma, lui è un giocatore di gran valore, di gran talento. Adeguarsi in una Serie B per lui è stato un po' più difficoltoso e quindi abbiamo scelto così. Avete già qualche idea su chi sostituirlo? Ma la squadra, quando gioca, diciamo così, se gioca sempre bene, sempre al meglio, anche così può far bene, anche perché Martin Wolf è entrato nella quarta, quinta giornata dopo che avevamo vinto 4-5 partite consecutive. Adesso vediamo, adesso c'è la pausa natalizia e ci fa un po' riposare, ne abbiamo tutti bisogno. Poi alla ripresa vediamo come si mettono le cose. Vediamo un po' che cosa succede. Ecco, il campionato fino ad ora comunque è stato eccellente. Il prossimo anno, quali sono le prospettive appunto riguardo al prossimo anno? Ma io torno a ripetere, è stato eccellente per la prima squadra perché abbiamo vinto 10 partite e una sola sconfitta, però io punto sempre l'attenzione verso le squadre giovanili. Noi abbiamo under 13, under 14, under 17, under 19, mini basket, e tutte, diciamo, impegnate in campionati abbastanza difficoltosi perché sono tutti campionati di 10-12 squadre e ci stiamo comportando bene. Questa è la cosa che più mi soddisfa quest'anno. È chiaro che nel 2013 cerchiamo di confermarci come prima squadra ai vertici della classifica, anche perché poi c'è una fase molto più impegnativa, è quella che si svolgerà con le prime sei dell'altro girone del Sud Barese, e lì sono campi veramente dove se non hai il coltello in mezzo ai denti è inutile che ci vai a giocare. E quindi cercheremo di assestarci nella classifica nel miglior modo possibile, ma lo svolgimento del campionato secondo me sarà in quella fase. Ecco, lì si vedrà chi è attrezzato per tentare di fare il salto e spero che noi, insomma, ci siamo anche noi, spero ci saremo anche noi. Ecco, parliamo un po' del mini basket, visto che nessuno, insomma, ne parlano un po' meno. C'è qualche giovane talento, giovane promessa tra di loro? Ma il mini basket è essenzialmente un gioco, un divertimento per i bambini, si cerca di farli giocare insieme, di farli stare insieme e di insegnargli a passargli la palla, a giocare insieme più che altro, non è che si fanno grossi lavori tecnici. Potrebbe diventare però un po' più di un gioco. Sì, noi abbiamo fatto un torneo di recente a Corato organizzato dalla DNB. Con scuole con molte tradizioni come la nuova Matteotti di Corato, con Ruvo, e ci siamo comportati bene, quindi il lavoro che stanno facendo i tecnici anche a livello giovanile direi che è buono, perché il livello è lì. Anzi, colgo l'occasione, lo dico a tutti, il sabato 29 dicembre alle 18, molto al 99%, lo do per ufficiale in qualche modo, per la prima volta a Cerignola assisteremo a un incontro di basket con una squadra di divisione nazionale A. Stiamo organizzando questo evento e credo che per gli appassionati di basket di Cerignola e per i dintorni, ecco, sarà l'occasione per vedere all'opera giocatori che si vedono solo in televisione. Quindi sabato 29 dicembre alle 18 qui probabilmente si incontreranno la DNB, la squadra che è prima nel girone di divisione nazionale B, senza aver mai subito l'onta di una sconfitta,
E la squadra di San Severo che gioca in DNA, quindi sarà un bello spettacolo, cercheremo di organizzarlo al meglio, soprattutto per i bambini, per i ragazzini, così in qualche modo cerchiamo di dare loro l'imprinting giusto per il basket, per farli crescere, farli diventare il nostro futuro, insomma, in qualche modo. Allora ringraziamo Rosario Saracino, dal Paladilea è tutto.